Siamo con Francesca Toffanin, finalista nazionale del concorso Miss Alpe Adria e vincitrice della fascia Via Vai TV. Grazie Francesca di essere qui con noi. Grazie mille a te per avermi invitato quest'oggi a Via Vai. Vorremmo un po' conoscere quelle che sono le tue peculiarità al di fuori del concorso di bellezza vero e proprio. E quindi volevo un po' indagare e capire insomma quali sono i tuoi progetti, quali sono i tuoi interessi e a cosa ti stai dedicando nella tua vita in questo momento. Allora, nella mia vita diciamo privata, io sto puntando innanzitutto a finire la scuola, perché per me è una meta molto importante e se poi ho l'opportunità, vorrei provare a studiare all'università la logopedia, perché è un indirizzo che mi ispira molto. Invece nella vita, diciamo, extra privata, se si può definire in questa maniera, il mondo delle sfilate per me è un mondo un po' particolare, nel senso l'ho iniziata un po' per scherzo e poi a distanza di 2 anni e mezzo dall'inizio del mio cammino l'ho presa molto sul serio. Posso vedere che appunto sono riuscita a vincere la vostra fascia di Via Vai. E diciamo che mi destreggio anche con lavori fotografici, però non do molto peso perché punto di più a finire la scuola. Come definiresti la bellezza, il concetto di bellezza e come vivi la dualità, se esiste per te, tra bellezza e intelligenza? Allora, tra bellezza e intelligenza c'è molta differenza, perché secondo me essere belle, ogni ragazza si deve sentire a suo agio con se stessa, innanzitutto non mettendosi magari un vestito attillato o abbastanza, diciamo, stravagante, ma si deve sentire a suo agio prima di tutto con magari quel chilo in più che ha e non magari facendo diete, tenendo molto, diciamo, tra virgolette, a stecco il proprio corpo, ma appunto, come ho ripetuto prima, sentirsi a suo agio. Concetto di intelligenza, ecco, l'intelligenza non si può misurare secondo me anche solamente in base a una laurea o il percorso di studi che una persona ha fatto, perché serve molto, anzi marca molto anche l'esperienza di vita che una persona ha. Quindi io non saprei dirti se magari vanno di pari passo, però si danno la mano. Allora, appunto tu parlavi di come deve sentirsi una persona con se stessa, il tuo rapporto con te stessa com'è? Sei a tuo agio oppure i difetti li vedi tutti e vorresti eliminarli automaticamente? Beh, ovviamente non sono perfetta ed è meglio così, sai, perché non oso immaginare una donna che non trova un difetto su se stessa. Io a mio agio con il mio corpo ci sono, ma fino a un certo punto, perché non nego che magari quando ho da fare quella sfilata mi trattengo un po' più magari sul cibo, non mangio il piatto di pasta, non mangio la pizza, mangio magari un'insalata, sì. Non lo nego, però devo essere sincera, magari qualche chilo di meno mi starebbe meglio. Io poi oltretutto oscillo perché magari ho il lavoro, ho la scuola, ho tante cose, quindi non sono sempre, diciamo, regolare con il peso. Però diciamo che per il resto mi nel va bene come sono. Nel complesso ti piaci? Insomma, sì, nel complessivo mi piaccio. Bene, questa è una gran bella cosa. Ecco, allora ti faccio l'ultima domanda. Visto che tu comunque ti muovi in un mondo competitivo, quindi sfilate, concorsi, pensi che possa esistere tra donne una certa affinità? Il concetto di sorellanza, secondo te, è possibile tra donne? Guarda, io cerco in qualsiasi concorso che io partecipi o anche, diciamo, servizi fotografici, cerco sempre di costruire un rapporto abbastanza amichevole, perché se si vive male il lavoro, la si vive male anche interiormente. Soprattutto nell'ambito delle sfilate, le ragazze tendono soprattutto a farsi quasi la guerra, se si può dire così. Invece io cerco di tenere un rapporto di amicizia, mi piace scherzare, riderci, infatti a fine serata, anche quando magari non vinco nulla o magari anche arrivo prima, mi piace quando le ragazze vengono lì a salutarmi, mi scrivono anche magari fuori dal concorso, perché quel rapporto lì vuol dire che alla fine non ti fai vedere per quello che magari loro pensano che sei lì per fare il concorso, per, diciamo, tra virgolette, essere al di sopra di loro, ma tenerti un po' con i piedi per terra. Ok, molto bene. E quindi noi ti ringraziamo, ti auguriamo un grande successo sia nella tua carriera appunto con i concorsi di bellezza nella moda, ma sia nella tua vita privata. E il prossimo appuntamento, chissà, magari sarà ancora qui con Via Vai TV e ci racconterai i tuoi successi futuri. Certamente, io ci spero molto, sai. Grazie. Grazie mille a te, sai. Grazie.